Ciao, buongiorno. Buongiorno, lo so, è domenica, lo so, ma tanto te che ti frega, tanto questo video lo vedrai alla volta di martedì. E io martedì sarò in montagna, sarò a Madonna di Campiglio e questa cosa invece per me è molto molto importante. Prima di tutto avrai notato come sono veloce stamattina, perché sono in bici, incredibilmente in bici. Mettiamo in difficoltà la Pocket e vediamo la sua stabilizzazione come si comporta, ok? Ma quello che ti voglio dire è che questa, che dovrebbe essere la solita chiacchierata per arrivare in ufficio, invece si tramuta in un piccolo tutorial importante, importante perché ti devo svelare un segreto, ma te lo dico fra poco. La cosa importante è che Uomi ha bisogno di te, Uomi ha bisogno della tua collaborazione per poterti dare un risultato che io, ma non solo io, ritengo eccezionale rispetto al prezzo che ci chiede per ogni singolo video. Ho parlato con Simona e mi ha fatto presente il problema. Il problema io lo affronto come sempre, come sono abituato, no? Non lo lascio lì a dormire. Il problema lo affronto e lo risolvo. Ma in questo caso non riesco a risolverlo da solo, ho bisogno del tuo aiuto. Ho bisogno del tuo aiuto, perché? Perché adesso te lo spiego, mi sono fatto mandare un po' di clip da Simona e così te lo faccio vedere dal vivo. Due secondi che entri, pedalare, non è fatica più, pedalare è una roba che non mi appartiene, Mario Frassine, ma come fai? Io ho fatto 10 metri, sono già qui che sono cotto. Ciao Mario. E 5 minuti entro in ufficio e poi cominciamo a parlare seriamente di questa cosa, dai. Allora, la cosa che non ti ho mai detto è che il primo video, quello che io pago a Uomi per conto tuo, non è un video normale, cioè gli accordi che io ho fatto con i ragazzi sono stati che loro in quel primo video devono mettere una particolare attenzione. Per quale motivo? Perché è ovvio, è il primo video, cioè non sarà mai perfetto al 100%, sei d'accordo? E quindi loro applicano decisamente più attenzione e più lavoro per darti comunque un prodotto che ti soddisfi, no? Che non ti mortifichi praticamente, come è successo a me all'inizio. Però quel prodotto ovviamente li impegna molto più di quello che sarebbe logico. Cioè, voglio dire, noi paghiamo questi ragazzi meno di 30 euro e loro devono essere in grado di fare questi lavori in maniera molto rapida, investendo poco tempo e poco lavoro di macchina, capisci? Questo io gliel'ho promesso perché gli ho detto: guarda che pian piano queste persone miglioreranno e quindi le clip che vi arriveranno saranno sempre migliori. Ecco il primo assioma che tiene in piedi tutto il sistema. Se mandi delle clip migliori, aiuti Uomi. E aiuti Uomi in funzione del fatto che ti dà un risultato professionale a meno di 30 euro. Cioè, se le tue clip non migliorano nel tempo, ovviamente i ragazzi non possono continuare a erogare lo stesso tipo di servizio perché non ne hanno il tempo, onestamente non possono farlo. E se non ti sei mai occupato di editing video, beh, ti assicuro che c'è una bella differenza fra riuscire per esempio a stabilizzare un'immagine che è veramente mostruosamente ballerina, piuttosto che stabilizzarne una che è quasi quasi passabile, ok? Allora, mi sono fatto mandare giù un paio di clip da Simona proprio per farti capire che cosa intendo. Uno dei difetti principali che viene riscontrato nei video, dopo un certo numero di video ovviamente, è gli scatti nei pan, cioè l'immagine che scatta durante i pan orizzontali. Ora, nel video corso ti spiego assolutamente di essere lentissimo in questi movimenti, perché così dai tempo al sensorino del nostro cellulare di riprendere l'immagine. Se non gli dai tempo, se sei troppo veloce, appaiono questi scatti e appaiono sia nei pan che nei tilt.
ok? Nei pan ti do poi una regolina molto semplice, no? Passare da una parete all'altra conta lentamente fino a 10. Niente di difficile, ok? Però questa piccola regola che io metto comunque sempre ancora in pratica, Simona mi dice che invece non viene applicata. E quindi, essendo i pan troppo veloci, mancano dei fotogrammi, ok? Non voglio entrare nei discorsi tecnici che lasciano il tempo che trova. L'importante è che tu vada piano e che tu conti da 1 a 10 da una parete all'altra. Questa clip arriverà a uomini in maniera molto più precisa e sarà possibile per loro trattarla e dartela senza scatti, mantenendo il prezzo minimo che abbiamo concordato. Ok? Vediamola dal vivo, adesso registro lo schermo del mio Mac, ok? Te lo faccio vedere. Eccoci qua sul mio desktop alquanto incasinato, eh? D'accordo? Allora, io vado a prendere questo spezzone, che non sto a dirvi di chi è, di chi non ha nessuna importanza, ok? Questo è uno spezzone, è un pan che Simona mi ha mandato proprio per farvi capire che cosa intendo. Allora, lo facciamo girare semplicemente a velocità normale, così come è arrivato ai Wommies, e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco, come hai visto, il pan purtroppo è troppo veloce, ok? Proviamo a vedere solo la parte di rientro, cioè quella che torna indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niente, neanche il rientro è abbastanza lento. Allora, avrai notato, perché questa è la pura registrazione dello schermo, cioè praticamente avrai notato che già nella riproduzione normale ci sono degli scatti. Pum, l'hai visto? Pum, un altro. Ok? E tornare indietro, lo vediamo subito. Pam! Un altro scatto, l'hai visto? Pum! Un altro. Non so se riesci a notarli, magari se vedi questo video su uno schermo un po' grande riesci a notare questa cosa. Ora, qual è il problema? Il problema è che in questo caso Uomi è obbligato non solo a rallentare questa immagine, ma a fare in modo che non scatti. Però mancano dei fotogrammi, capisci? Perché sei andato troppo veloce. Allora il lavoro non è che uomini non riesca a farlo, ci mancherebbe altro. Adesso ti faccio vedere quale può essere un risultato che mi sono fatto appunto mandare sempre dalla amica. Ecco, e ci ho messo su delle scritte. A parte il fatto che questa è una clip a 29,97, non si capisce perché, ma questi sono tutti dati tecnici che a noi non ci interessano. A noi è stata chiesta di mandare su delle clip a 30 fps, giusto? Ne va bene, se gli arrivano a 29,97 è un problema che devono risolvere loro. Qui questo è invece il risultato della clip modificata da Uomini, rallentata al 50% delle sue possibilità e portata a un livello grafico ottimale. Hai visto degli scatti? Guarda, anch'io che lo sto guardando qui da 30-40 centimetri faccio veramente fatica a vedere difetti in questo pan. Ma il problema è che questo livello di editing non è compatibile con 30 euro a video, capisci? Perché questo livello di editing impegna i ragazzi e le macchine per molto molto più tempo, e questo livello di editing sarebbe stato facilmente raggiungibile se chi ha girato questa clip fosse andato più piano, ok? Quindi Uomini ha bisogno della tua collaborazione. Da 1 a 10 nei pan, lentissimo nei tilt. E poi un altro problema che mi ha detto Simona: guarda,
che molto spesso siamo costretti a modificare talmente tanto le clip che ci arrivano che ovviamente perdono di qualità. Questo è normale, cioè nel senso che se tu prendi una clip, la riguardi sul tuo cellulare, 90 volte su 100 non ti accorgi di grossi difetti, ma quando viene caricata in un sistema di editing, beh, i difetti saltano fuori tutti. Se la clip è davvero ballerina o ha dei colori sballati o cose di questo genere, l'intervento dei ragazzi è sicuramente molto pesante per riuscire a darti qualcosa di buono, insomma, di accettabile, ma questo distrugge la clip, cioè nel senso che la qualità della clip va a farsi benedire. Però è molto meglio vedere una clip magari meno definita ma lineare, piuttosto che una clip definita che fa questo lavoro qui, ok? Vedo se riesco a trovarti un altro esempio che mi ha mandato Simona. Ok, allora questa è un'altra clip, vediamo se la trovo. Eccola qua, un'altra clip mandatami dall'amica Simona, ed ecco, vi faccio vedere come può arrivare una clip ai ragazzi di Uomini. Ok, questa non è solo sovraesposta ma è sfocata e ovviamente sembra di andare per mare, giusto? Non facciamo, cioè, anche chi ha fatto questa clip non se la prenda, voglio dire, siamo qui per imparare, no? Però la realtà è questa, la realtà è che a Uomini arrivano spesso clip di questo livello. Ora, se questa la guardate sul vostro smartphone, ripeto, può anche essere accettabile, ma il risultato che vi deve dare invece Uomini, e che è stato inserito poi in questo video, mi ha detto Simona, dovrebbe essere, aspetta che ve lo trovo, questo qui, ok? Cioè Uomini ha rallentato, tentato una color correction, perché ovviamente questo è completamente bruciato, ma qualcosa di meglio è riuscito a fare, e ha praticamente stabilizzato il tutto. Ok? Ma se questa clip, ripeto, fosse stata fatta a regola d'arte, non ci sarebbe stato bisogno di tutto questo lavoro, che comunque va a distruggere la qualità totale della clip che si sarebbe potuta ottenere. Quindi, per concludere questo discorso molto semplice, ragazzi, dobbiamo dare una mano agli Uomini. Dobbiamo mandargli su delle clip sempre migliori, perché non possiamo pretendere che loro impegnino tantissimo tempo per continuare a correggere errori che invece dobbiamo essere in grado di risolvere, perché il videocorso vi dà tutte le soluzioni. Pan, lenti da 1 a 10, tilt lentissimi, in and out con il passo del ninja, e poi vi ho appena condiviso anche un trucchissimo per riuscire a fare in and out come se volaste. Allora, aiutiamo questi ragazzi a darci veramente un servizio impeccabile, ok? Conto su di voi. Ciao!